Welcome to a new episode of our podcast, Radio Pagini on Air! Jingle! Yeah. From Italy stage to global stars, news that moves, sounds that are ours. Radio Pagini takes you far, the music world is where you are. Radio Pagini on Air, you're with us, music and news and sound we trust. From here to the world, near and wide. Notes that flow like waves in the sea. Wherever you are, we set you free. Sounds that speak and make you dream. Radio Pagini, join the stream. Radio Pagini on air, you're with us. Music and news and sound we trust. From here to the world, near and wide. Tune in now, feel the vibe. In the sea, wherever you are, we set you free. Sounds that speak and make you dream. Radio Pagini, join the stream. Radio Pagini on air, you're with us. Music and news and sound we trust. From here to the world, near and wide. Tune in now, feel the vibe. Radio Pagini on air, you're with us. Music and news and sound we trust. From here to the world. In the sea, wherever you are, we set you free. Sounds that speak and make you dream. Radio Pagini, join the stream. Enjoy listening to Radio Pagini on air. Bentornati a Radio Pagini on air. Oggi per la nostra rubrica dedicata alle novità musicali della settimana ci immergiamo nel mondo oscuro e affascinante dei Cure, una band che dopo decenni di carriera continua a regalarci emozioni e sorprese. Stavolta parliamo del loro nuovo album live, Songs of a Live World, Troxy London, che uscirà il prossimo 13 dicembre. Ma prima di entrare nei dettagli vi invito come sempre ad iscrivervi al podcast ovunque lo stiate ascoltando e al mio canale YouTube Marco Pugini, dove trovate tutti gli episodi del nostro show e naturalmente la mia musica. Ricordate di cliccare sulla campanellina se siete su YouTube per non perdervi nessun prossimo aggiornamento. I Cure hanno registrato questo live durante un intimo concerto al Troxy di Londra, uno spettacolo che ha celebrato l'uscita del loro ultimo album in studio, Songs of a Lost World. Ora l'intera performance dedicata agli 8 brani del disco prende vita in questa edizione speciale, disponibile in vari formati, CD, vinile e persino una variante limitata, Blood Red Mood, i proventi delle vendite, dunque i fondi provenienti dalle vendite saranno devoluti a War Child inglese, un'organizzazione inglese che aiuta i bambini vittime di guerra. Insomma, i Cure dimostrano ancora una volta che dietro le atmosfere malinconiche delle loro canzoni si cela un cuore grande. Immaginatevi nella suggestiva cornice della Troxy Hall con il suo fascino art déco, deco decadente, e immersi in 3 ore di musica che attraversano quasi mezzo secolo di storia. La scaletta è stata un viaggio completo. Nella prima parte le 8 tracce di Songs of a Lost World, eseguite in ordine, con Robert Smith che ci ha riportati nel suo universo malinconico e teso. E che dire della seconda parte, un tuffo nell'età d'oro della band, con una mini celebrazione dell'album 17 Seconds, che si avvia a compiere 45 anni, e grandi classici come A Forest, Just Like Heaven e Boy Don't Cry. Con il loro 14° album in studio, i Cure hanno dimostrato di essere ancora rilevanti. Songs of a Lost World ha raggiunto il primo posto in diverse classifiche di Billboard
e ha segnato il miglior debutto della band degli anni 90, una testimonianza del fatto che il loro pubblico li segue ancora moltissimo e con moltissimo entusiasmo. Allora segnatevi la data, Songs of Live World esce il 13 dicembre, tra pochissimi giorni, e se siete fan dei Cure o semplicemente amate la musica che lascia il segno, non potete perdervelo. E prima di chiudere, un promemoria: iscrivetevi al nostro podcast e al mio canale YouTube Marco Puggini, condividete i vostri pensieri nei commenti, fateci sapere quale brano dei Cure amate di più. Ci sentiamo nel prossimo episodio e, come direbbe Robert Smith, grazie, ci vediamo presto.